Uno spazio molto importante viene restituito alla popolazione, riqualificato, che potrà essere utilizzato anche per fare eventi culturali. Sì, allora nell'ambito del progetto PIC, che coinvolge comunque altre realtà del territorio, abbiamo pensato alla riqualificazione del fossato, un luogo ambito comunque in ogni caso dai cittadini, ma che comunque aveva bisogno di essere recuperato con una funzione anche. Ed è da lì che appunto è partita l'idea di creare con il passare del tempo, ovviamente adesso abbiamo provveduto alla sistemazione di gran parte del fossato, creando anche un piccolo anfiteatro dove si potranno realizzare eventi di nicchia, piccole presentazioni eccetera, ma quello che è l'obiettivo importante è quello di renderlo un museo en plein air, ma non solo, perché in vista di altri progetti in corso potrà essere veramente un luogo di fruibilità per il cittadino. Lo sviluppo culturale per Regione Lombardia è sicuramente una priorità. Come si inserisce Pavia all'interno dei piani integrati alla cultura? Allora, i piani integrati alla cultura rispondono a un principio nel quale io credo fortemente, che è la valorizzazione integrata dell'offerta culturale di un territorio. Cioè ogni territorio ha un castello, ha una pieve, ha una chiesa, eccetera, e si tratta di farli dialogare insieme. E allora il PIC che è stato assegnato qui a Pavia, tra l'altro i PIC sono stati 14 progetti in tutta la Lombardia, quindi una ristretta selezione, e ci abbiamo messo 12 milioni di euro, quindi un investimento abbastanza impegnativo. Sicuramente qui si tratta di valorizzare un territorio con un patrimonio culturale di assoluto valore. Un grande risultato quello ottenuto grazie alla cooperazione anche tra i comuni, è questa l'intenzione? Si vuole proseguire su questa via? Ma stiamo proseguendo su questa via anche perché abbiamo avuto un altro finanziamento insieme agli altri comuni importanti, e il gioco di squadra io ritengo sia sempre un gioco sicuramente importante per portare a casa i risultati. Far conoscere il territorio è una nostra priorità, e quindi collaborare con i miei colleghi, così come è stato fatto in questo caso col comune di Certosa, quindi col sindaco di Certosa e col sindaco naturalmente anche di Belgioioso, è stato qualcosa di importante, oltre alla collaborazione naturalmente con San Michele, che diventa basilare per quanto riguarda la nostra città.